a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Red Dead. Oggi siamo su Dino Hunter, questo è il secondo video della giornata e prima di questo vedrete, spero che avete visto Dino Hunter. Adesso cominciamo subito con la prima missione. Con questo ci spostiamo come si può vedere su Dino Hunter. Con questo abbiamo ancora il Velociraptor, con questo si mira, zoom e con questo si spara. Attenzione, non è morto il nostro Velociraptor. Quando il predatore attacca, quando è in stato di allerta, difenditi. Ok, abbiamo fatto fuori il nostro primo dinosauro. Compriamo subito questo mitra. Come avete potuto vedere su Dino Hunter, il mito ancora non ce l'hanno fatto prendere, nonostante abbiamo fatto molte missioni, qui e subito ce l'hanno fatto prendere. Con questo mito dobbiamo fare fuori due pteranodonti. Queste le missioni più facili sono. Io dico questo perché io già l'ho giocato, questo è il 2017, io ho giocato già quelli di prima. Io gioco dal Dino Hunter 2013. Questo è una specie di boss. Non è il vero boss. Una specie però. No, non voglio usare questa cosa. Questo qua non è un boss perché non ci attacca e quindi scappa. Stiamo per ucciderlo. Ci sono i paparazzi intanto in camera mia. Abbiamo fatto fuori il nostro primo boss. Qui con noi c'è stato un nuovo aspirante. Qui con noi c'è un nuovo personaggio in questo video, la marionetta di mio padre Draghetto. Saluta Draghetto. Vabbè, cavolata a parte, passiamo subito al nuovo video, alla nuova caccia. Questa volta due Velociraptor giovani. Veramente ragazzi, in casa mia non si può registrare in pace. Ci sono i paparazzi. C'è mio fratello che entra. Alziamo che è tutto volume. Ma basta, va bene che è finita questa missione. Continuiamo. Abbiamo appena potenziato il nostro fucile. Va bene, scusate l'interruzione, ma c'è mio fratello qui che vuole fare il cretino e ci sta riuscendo anche. Vuole farlo ed è cretino. Continuiamo. Dobbiamo abbattere due camptosauri giovani. Attenzione ragazzi, i camptosauri stanno scappando, ma l'abbiamo ucciso in corsa. Vabbè, abbiamo finito anche questa missione, passiamo alla prossima. Attenzione ragazzi, qui abbiamo la serie esotica che è la serie di battaglie dove proveremo delle armi. Si deve fare il download, vediamo quanto ci vuole. Se ci vuole poco la faremo, ok, la faremo in questo episodio. 6 camptosognati. Il nome più difficile no. Veramente con questo
Lanciarazzi, le cose sembrano più facili del solito. Gli ultimi due. Con questo lanciarazzi penso sia impossibile fare dei colpi alla testa, perché sennò la testa del dinosauro esploderebbe completamente. Dobbiamo abbattere altri due camptosauri giovani come quelli di prima, eccoli qua. Stavolta ragazzi sono in corsa. In corsa dove? Ah, eccoli. Questo è il tronco colpito, no, il tronco dell'albero. Ecco il secondo colpo e il secondo dinosauro è andato giù. Adesso facciamo ancora due, tre, quattro battaglie e finiamo. Questa volta uno stauricosauro giovane la batteremo con il mitra. Davvero troppo facile, ragazzi. Continuiamo con le nostre battaglie. Questa volta due pterodattili, uguali a prima. Io ne ho uccisi tre perché sono super pro. Poi continuiamo. Stavolta il fucile normale. Due ipsilofodonti. Dove sono gli ipsilofodonti? Eccoli lì. Tronco. Mamma mia ragazzi, sono proprio un cecchino. Mi sa questo preso la coda? Sì, coda. Ok, già siamo arrivati all'ultima battaglia di oggi. Serie di fucili. Un tirannosauro giovane, ragazzi. Il bello per ultimo, signori. Dove dobbiamo colpirlo? Testa? Primo colpo andato a segno. Secondo colpo, signori. Ricarichiamo subito. Ultimo colpo. Colpo fatale alla testa. Questo qua è un tirannosauro. Si vede un poco tardo perché non ci ha attaccato. Comunque, signori, primo episodio. Abbiamo già abbattuto un tirannosauro. Vabbè ragazzi, questo episodio di oggi è finito. Se vi è piaciuto, mi raccomando, iscrivetevi e mettete mi piace, commentate qui sotto e noi ci vediamo al prossimo video. Bella ragazzi!